Ed ecco, c'è i preparativi. C'è una roba svelta per non svelare. Chi è lo sposo? No. Si sposa con i baffi. Dici qualcosa, Torsani, così dopo fai i nightmare. Mm? Se ti muovi fai nightmare dopo. No, no, che dopo mi sbaglio. Ed ecco qui i primi baffuti. Ciao. Le prime impressioni? Ancora non c'è nessuno, dai. Ci aspettiamo sicuramente qualcosa di buono stasera. Passiamo le mani, Don Ciccio! Bellino, Ennio! O business, va bene, o business! O business! E Frank, Frank, come sta Frank? Non sono io. Bill è un testa di cazzo. Forse non sei ancora pronto, per quello non hai baffi. La tua vita cambierà, non è per estetica. Se non provi non puoi capire, che te lo dico a fare, cambierà tutto il tuo stile, anche se sei sempre uguale. Siamo uomini coi baffi, siamo uomini coi baffi, siamo solo uomini, uomini solo coi baffi. Siamo uomini coi baffi, siamo uomini coi baffi, siamo solo uomini, uomini solo coi baffi. Rimanessero sempre neri, ma cambieranno colore. Beh. Oh, ciao Smuccellone, riprendi tutto, mi raccomando, tanto con la tempesta elettromagnetica che viene. Qui abbiamo pelliteria alcolica. Siamo uomini coi baffi, siamo uomini coi baffi, siamo solo uomini, uomini solo coi baffi. Siamo uomini coi baffi, siamo uomini coi baffi, siamo solo uomini, uomini solo coi baffi. Siamo uomini coi baffi, siamo uomini coi baffi, siamo solo uomini, uomini solo coi baffi. Siamo uomini coi baffi, siamo uomini coi baffi, siamo solo uomini, uomini solo con i baffi. Baffi, 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 uomini coi baffi, uomini coi baffi. Baffi, 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 uomini coi baffi, uomini coi baffi. Alza il volume. Aspetta.
Playback! No, i cucchiaini no! Oh, comunque persevera, Mette il filo, sei assurdo, non ti sono guardare, Bonne! Siete pronti ragazzi? Bene, bene, bene. Abbiamo rievocato tutte le edizioni, quest'anno. Siete pronti ragazzi? Diciamo che quest'anno si frena perché ancora non si sa a chi va lo scettro. Siete pronti ragazzi? A chi va? Le votazioni, Umberto, dove sei? Umberto! 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 Umberto!
tuo commento. Come stanno andando le previsioni e queste votazioni? Il cervellone elettronico sta elaborando i dati, ci vorrà del tempo perché stiamo raccogliendo i dati. Da tutta Italia, stanno arrivando dati da tutta Italia. Paso! Intanto, intanto chiamerei qua i presidenti. Ivan, se io sono Luca. Te sei Luca. Tanto cambia così perché ricercate. Perché? Volte, Luca, te se facevi il video. Arturo! Però io voglio il lascia passare da tutti, firmato. Vorrei volare! Come ce l'hai? Oh, che puzza di sigaro c'è qua! Ce le hai nel liberatorio? Nel liberatorio voglio, con la liberatoria. Ma fa un scarabocci te! Ognuno? No, quello col bar. Allora, no, facevamo il video con sotto la canzone Siamo uomini coi baffi. Siamo uomini coi baffi. Siamo uomini coi baffi. Siamo solo uomini. Baffi, baffi, uomini coi baffi. Un'anticipazione. Quest'anno lo sbaffo lo vincerà lui e gli verranno tagliati i baffi in diretta. Già che è rovinato. Siamo uomini coi baffi. Togligli i baffi, è un bambino, è un fumetto. L'ho fatto! No, con quello sullo schermo! L'ho fatto! L'ho fatto! Dai! L'ho fatto! L'ho fatto! L'ho fatto! Grazie per caso! Grandissimo! A me sembra giusto partire dal premio della critica, perché comunque, allora Sani, quando c'è bisogno di te vai via, quando non c'è bisogno di te sei qui che non parla la gente. Quando vuol di meno, tanto davvero Sani, dai. Che sta male. Allora, anche il cameretto è massimo. Perché si sa, il baffo d'onore, vedete qua, cornice in oro, d'oro, rosso. Vediamo un attimo. Pinolo rosso. Allora, guardate qua, abbiamo un presidente, di che anno sei presidente? Primo! 2008, presidente? Ma chi sei, Raffaella Carrà? Presidente 2009? No, 2010! 2010!
2010. Dai, che cazzo di presidente di uno 2001. Allora facciamo un applauso per questo primo premiato della serata. Cornice in oro rosso. Il Baffo d'Oro 2012, quindi valevole per tutto il 2013 con scritto. Si certifica che il vincitore ha acquisito le competenze necessarie e le capacità per vantarsi con gli amici del bar per l'anno 2013. Non 2012. Dovete avere un bar intanto. Si comincia a allora. E degli amici. Allora, vince il Baffo d'Onore 2012, abbiamo detto. Guardatevi per rispetto. Foto con il presidente, prego. Se lei degli amici, ma no, no! Cari tuoi, hanno anche le mani normali? Sì. 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 Grazie, ma posso dirti una cosa? Tipo, a te, perché sei qua? Perché sei qua? Perché questa scelta di tagliare metà faccia? La sbagliè! Sbagliato, rompa il mondo così, è andato premiata è l'imbarazzante risposta di questo ragazzo, premiata. Allora passiamo alla camicia con i baffi, attenzione, camicia con i baffi. Allora intanto chiederei di entrare le nostre ragazze, pagate con i vostri soldi, prego. Come vi chiamate? Giorge! Priscilla di Fano! Passate di Fano! Di Fano! Aida Fano! Mai da Fano! Mai! Come sarà quella di Fano, Simo? Un applauso! Ci sono questi ragazzi, adesso vi spiego un po' come funziona. Ci sono questi ragazzi che hanno deciso di vestirsi in maniera strana per sorprendere la mia perché hanno un ragazzo abbinato a un modo di vestirsi particolare. Allora, chiamerei qua sul palco, chiamiamo palco, il numero 75, guardate di palco, 75. Allora vedete noi qua. Scusa.
le capacità. Bravo! Adesso siamo arrivati al premio per cui siamo un po' amareggiati, perché abbiamo visto che forse la persona che se lo sarebbe più meritato ci ha lasciato. Ci ha lasciato una canzone, ci ha lasciato tante emozioni e poi se n'è andato così. Teniamo sempre con noi nel cuore, un applauso ancora una volta, Caligri. Ha capito che non può superare il confine Rimini Sud, non è superato. Abbiamo sconfitto Arturo Caligri, un applauso a tutti noi. La cena con i baffi non è a padroni! La cena con i baffi non è a padroni! Bravo! Però il campo di battaglia è segnato, è segnato. Avete 10 secondi per difendervi, per dire alle persone che non vi devono votare, cosa dite? A morte! Grazie. E Bonetti, la solita vittima di sempre. Te lo lascio dire. Giacomo, cosa dici alle persone per non votarti? Grazie al cazzo! Grazie. Non puoi! Attenzione, qua c'è il copyright violato, però va bene? È il DJ. Non ho so parole, il mio sguardo vale più di mille parole, ricordo. Forse perché queste persone ti hanno giudicato male, falle cambiare idea. Non l'ho pagato niente, quindi dai, diciamo che se non fa quello che deve farlo. Ci dai i soldi. Diciamo che Umberto mi ha pagato una tangente. Ma sei in finale! Vi chiederò di fare un applausometro, quello per cui urlate di più sarà lo sbaffo della serata e avrà tutte le conseguenze. Allora, volete voi che lo sbaffo 2012 sia Alessandro Bonetti? Dai, non male. Volete voi che il premio sbaffo featuring Giaguaro 2012 sì. Sia per Giacomo Borgognoni sì. Oh, stai. Volete voi che il premio sbaffo sia per il DJ della serata? Thank you.
Vediamo a DJ di venire qua a prendere e tirare il premio. Credo che ti vanti di questo premio, ma il premio non ti sarà consegnato effettivamente se non ti siederai su questa sedia. Ora, devi sapere una cosa, lo sbaffo è sbaffo non per motivi diversi dal essere la persona considerata peggiore nella serata. E per questo deve pagare una penale. Ammenda. Quindi abbiamo con noi Rumi, un applauso a Rumi che ci ha tagliato i baffi. Bambino di Morciano, vuoi fare un po' di pubblicità? No. Va bene, ha avuto da fare oggi. No, siamo sicuri? Allora chiamiamo la cameriera, nonché fidanzata, credo, giusto? Un applauso, dai, oh! Questa è la soddisfazione. Dici qualcosa, perché lo fa? È una ragazza dei baffi. Non si vede, ma si vede. Ricci. Oh, sta partendo del pelo, sta partendo del pelo. Intanto dite ciao a Giacomo che sta andando via! Angel, solo metà! Solo metà dicono qua dal pubblico. Ragazzi, sono la di fine, eh? Solo metà baffo! Baffo d'oro! Io chiamerei qua in platea il numero 20, il numero 9 e il numero 56. Il numero 20, il numero 21, come no? Allora il 20? Sì, Florido. Che è il 56? È incredibile! È incredibile! Ogni anno Fusti è in finale! È la pari merito, siete delle merde, c'è il taroccaggio dei furti, vergogna, lì per vendetta che porta avanti la sua causa per tutti. È più M per Mazzoli che la più per sta bene. Abbiamo delle polemiche. Sì, delle polemiche. Merita. Era pari voti con te. Era pari merito. Allora era pari voti. No, qua perché vince se il popolo chiede, chiama, allora facciamo. Vuoi venire qua con noi? C'è lo spoglietto di Sant'Andrea. Era pari merito, c'era pari merito con te, che sarà il nuovo presidente. Chiedo a Fuzzi e a tutti gli altri un'ultima dichiarazione, perché vi devono votare. Io sono arrivato sempre secondo, quindi a me non va bene arrivare secondo. Adesso tutti vediamo Valli. No, io sono arrivato da dietro, dai, più forno, sono già contento di essere qui. Meritano gli altri. Ci siamo stati dietro. Bravo, Ivo! Allora, invece il primo presidente. Ti armai, te sei vinto. Bravo!
E qui abbiamo la new entry. Attenzione. Gira Italia col suo gruppo, suona con amici. Famoso. Devi pagare lì. Allora, però, visto che non ha successo nella musica, prova. Cazzo, il motivo è molto semplice. Volete votarmi perché sarebbe un grande cambiamento. Presidenti Mori, perché il baffo Moro, possiamo dirlo, è avvantaggiato. Il primo anno è stato Moro, il secondo anno Moro, il terzo anno Moro, sempre Moro. Il mio baffo sarebbe un grande cambiamento. Preparando questo discorso da 2008. Sì. Vediamo un attimo. Vediamo nove punti. Volete che Alessandro a secondo? Volete che Putti arrivi secondo? Volete che FM arrivi primo? Sì. Un attimo, dai, morte. Allora, con 2743,75 punti al secondo posto, Mario Dispari. Amore cinese, ce la giochiamo qui. Ve lo diremo dopo la pubblicità. Il primo, il secondo, il secondo, al primo posto. Adesso vedremo cosa ci aspetterà questo 2013 di un baffo biondo, il primo baffo biondo della storia. Senti questo niente, vuole una bella chiave.